Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata alla presentazione oggi del manifesto per la scuola aperta a tutti e a tutte. A Gela, appuntamento presso l'IPSIA Fermi, obiettivo è rilanciare la realizzazione della scuola come comunità educante fondata sui valori della nostra Costituzione. Vediamo. A 60 anni dalla Costituzione, anche nella provincia di Caltanissetta, così come è avvenuto in 100 scuole simbolo sul territorio italiano, è stato presentato oggi il manifesto per la scuola, aperta a tutti e a tutte. L'appuntamento principale si è tenuto simbolicamente al Teatro Giotto di Vicchio, in provincia di Firenze, comune di cui fa parte Barbiana, dove si è realizzata la straordinaria esperienza della scuola di Don Lorenzo Milani, della cui scomparsa ricorre quest'anno il 50° anniversario. A Gela, appuntamento presso l'IPSIA Fermi. Obiettivo è quello di rilanciare la realizzazione della scuola come comunità educante fondata sui valori della nostra Costituzione. Riteniamo che sia ancora importante e fondamentale mettere al centro delle politiche di questo governo la scuola pubblica. Una scuola che sia per tutti uguali, una scuola che non sia classista, una scuola che abbia come riferimento la scuola di Barbiana. Il governo deve porre al centro delle proprie politiche la scuola pubblica, perché è la scuola pubblica che forma le generazioni del futuro e solo e soltanto con una buona scuola pubblica possiamo noi superare le difficoltà e le crisi economiche che attualmente attanagliano il nostro paese. Basti pensare che in Germania hanno superato prima di noi la crisi economica grazie all'investimento nella scuola pubblica. Ben 50.000 docenti in più rispetto all'organico esistente sono stati assunti in Germania per superare il gap che si era venuto a creare da una crisi economica mondiale. Noi vogliamo che la scuola sia di tutti, che sia veramente il bene comune e che torni ad essere il bene comune, così come la Costituzione italiana sancisce, perché oltre a calpestare la scuola, noi calpestiamo la scuola intera e la Costituzione intera, non dando le giuste, la giusta attenzione a questa scuola pubblica, che dal 2008 in poi è stata devastata con interventi legislativi, ultimo dulcis in fundo, tra virgolette, con la 107, che ha completamente stravolto la scuola prevista dalla Costituzione. Noi vogliamo che l'alunno ritorni veramente al centro dell'attenzione, al centro di tutto il processo formativo. I governi devono investire nella scuola, non operare dei tagli, perché non investire nella scuola vuol dire non credere ai giovani, non credere nei giovani, quindi una cosa molto brutta, non credere nemmeno nella formazione dei ragazzi come persone pensanti. Diciamo che il riferimento in questo momento, il modello è Don Milani, che in passato è stato, diciamo tra virgolette, esiliato a Barbania, dove non c'era una canonica, ma perché il suo modo di vivere il Vangelo era un modo abbastanza libero, senza se, senza ma, senza compromessi, senza alibi, per questa è stato relegato lì, ma in un contesto dove mancava scuola, strada e tutto, e lui ha fatto di necessità virtù, ha fondato questa scuola, si è inventato degli stili anche di apprendimento particolari. È un po' come fanno gli insegnanti in questo momento dopo la buona scuola, che non è per niente buona, cercando di tamponare alcuni degli effetti negativi di questa legge. Sarà inaugurata lunedì 20 novembre alle 19 nella sala riunioni della Chiesa Santa Lucia di Gela, la Fondazione Antiusura Enza D'Angeli. Interverranno autorità civili, militari e religiose, presidente Don Luigi Petralia, vicepresidente Giuseppe Spata. Il nuovo soggetto giuridico ha il riconoscimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce nell'intero territorio nazionale l'attività delle fondazioni antiusura attraverso l'istituzione di un fondo di prevenzione messo a disposizione da Confidi, fondazioni e associazioni riconosciute, da utilizzare per garantire finanziamenti che banche e intermediari finanziari concedono a soggetti e imprese in difficoltà economica e a rischio di usura.
Adesso ci occupiamo della presenza a Gela dell'esperto di marketing e comunicazione Roberto De Donno. Questa mattina ha parlato agli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. Vediamo. Quasi un trentennio di esperienza in contesti nazionali ed esteri e numerosi incarichi presso aziende ed enti pubblici. È stato anche il direttore marketing del Lecce negli anni della promozione in Serie A. Lui è Roberto De Donno, esperto di marketing e comunicazione. Questa mattina ha parlato agli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. Oggi sono qui a Gela e sono molto felice presso l'istituto, dove ho avuto l'opportunità di conoscere sia i docenti, ma ancora di più gli imprenditori che hanno creduto a questa grande opportunità che gli si sta offrendo sull'alternanza scuola-lavoro. Questo, a mio modesto avviso, è l'unico strumento che possa dare ai ragazzi per poter entrare, conoscere, valutare, analizzare e prevedere se quello che loro andranno a fare come lavoro è quello che loro amano. Ho lavorato molto nella giornata di ieri su scegliere con passione, con amore il lavoro. È inaudito oggi poter fare dei lavori che non si amano, perché questo è quello che noi diciamo sempre. Scegli la tua professione, devi professare, devi amare quello che tu fai. Poi abbiamo lavorato sulle competenze, le competenze sono molto importanti, non abbiamo lavorato solamente su quelle classiche, quindi imparare le lingue, la parte informatica dove oggi sono loro molto, molto bravi, ma abbiamo lavorato su quali sono le professioni che oggi, nel 2023 non ci saranno più, quindi dobbiamo essere bravi noi esterni ad aiutare questi ragazzi a scegliere, ad indirizzare, ad individuare quali sono i nuovi mestieri che le aziende locali stanno scegliendo. Ho ascoltato dei professori e devo dire che sono molto felice della giornata, che hanno scelto per i ragazzi degli, chiamiamoli stage, dell'individuazione delle aziende che hanno portato a lavorare fuori da Gela, fuori dalla Sicilia, e oggi queste scuole, grazie a questa corretta individuazione che il presi della scuola hanno voluto attuare, sono stati assunti. Il dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Il nostro istituto ha la vocazione, diciamo, del marketing, perché è un istituto tecnico commerciale e si occupa proprio di queste cose. Il contributo del professore è molto importante quest'oggi, perché diciamo che aiuta la nostra offerta formativa ad aggiornarsi, perché lui parlerà appunto di marketing, di imprese, aziende. Oggi come oggi il marketing è fondamentale per la gestione delle aziende e delle imprese, perché offre la possibilità ai ragazzi di poter costruire un'azienda e quindi trovare strategie per capire quali sono i bisogni della collettività, esprimerli in un bisogno attraverso un prodotto e trovare quindi tutte le condizioni per far sì che questo prodotto venga commercializzato, diffuso e portato ai clienti. È prevista per martedì 21 novembre alle 9 presso la sala conferenze del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela la giornata nazionale Nessun Parli, Musica e Arte, oltre la parola, promossa dal Ministero dell'Istruzione. Per l'occasione si terrà anche la premiazione del concorso Il Mantello, organizzato dall'Hospice di Agrigento Gela, di cui il liceo diretto da Angela Tuccio è vincitore. Lunedì 20 novembre, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, sarà realizzata l'iniziativa In Farmacia per i Bambini. Si tratta di un progetto promosso a livello nazionale dalla Fondazione Rava per sovvenire ai bisogni dei bambini che vivono in un contesto economico disagiato. L'associazione Gela Famiglia collabora alla manifestazione come ente convenzionato, con la partecipazione dei propri volontari che si troveranno nelle farmacie che hanno aderito al progetto per raccogliere farmaci da banco e prodotti per uso pediatrico, circa 1.400 le farmacie che hanno aderito in tutta Italia. Le farmacie che hanno aderito all'iniziativa Gela sono Aliotta in via Generale Cascino, Campisi in corso Vittorio Emanuele, Gennuso in via Venezia numero 137, Labbate in via Palazzo numero 50, Pintaudi in via Verga numero 50 e Varrica viale Corte Maggiore a Macchitella. L'associazione Gela Famiglia donerà
tutto ciò che sarà raccolto alle famiglie con bambini della nostra città che si trovano in difficoltà economica. La diocesi di Piazza Almerina celebra la prima giornata mondiale dei poveri indetta per domani da Papa Francesco. L'iniziativa, voluta in rete dalla Caritas diocesana e dalle parrocchie di Gela, riunirà attorno alla stessa mensa centinaia di poveri attualmente assistiti. Appuntamento al Palo Don Bosco nel quartiere salesiano di Gela, dove decine di volontari saranno impegnati nell'organizzazione del pranzo collettivo che sarà preceduto da una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Rosario Cisana nella parrocchia San Domenico Savio alle 12. La giornata mondiale dei poveri è anche l'occasione per il secondo incontro diocesano di formazione di tutti gli operatori Caritas della diocesi, che si terrà alle 16:30 presso la chiesa Sant'Agostino. La relazione sarà tenuta da Don Angelo Passaro. Con la celebrazione della prima giornata mondiale dei poveri inizierà l'itinerario biblico pastorale Chiesa Povera per i Poveri. Il percorso di 11 tappe si svolgerà una domenica al mese nella chiesa di Sant'Agostino a Gela, centro nazionale di spiritualità della misericordia. Intanto le parrocchie Sant'Antonio e Regina Pacis di Gela per l'anno pastorale 2017-2018 propongono il progetto La Parrocchia Comunione di Comunità. Il laicato adulto evangelizza il territorio, un percorso di 11 tematiche che si snoderà fino al prossimo 10 marzo. Ad aprire e chiudere gli incontri sarà il vescovo di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Cisana. Gli incontri in calendario si terranno secondo il seguente programma: oggi il 10, 17, 24 febbraio, il 2 e il 10 marzo a Regina Pacis, il 24 ed il 25 novembre, il 12 gennaio, il 16 ed il 23 febbraio, l'1 marzo a Sant'Antonio. L'inizio degli incontri è sempre fissato per le 19:30. Tra i relatori anche Don Franco Luvarà, parroco di Santa Maria di Ognina, e Gabriella Lamendola dell'Istituto Teologico San Paolo di Catania. Oggi si parlerà delle comunità ecclesiali di base come risposta all'esigenza di evangelizzazione ed il necessario decentramento della parrocchia. Obiettivo del progetto è quello di condividere riflessioni ed esperienze per il ruolo dei laici nella comunità, secondo la pastorale della Chiesa in uscita, ribadita più volte da Papa Francesco. Domani alle 18 presso la Sala Congressi della Pubblica Assistenza Procivis di Via Ossidiana al numero 23 a Gela sarà celebrata la messa in memoria di Giacomo Ferrera, presidente e volontario dell'Associazione CB Vittorio Costa. Alla celebrazione eucaristica presieduta da Don Raimondo Giammusso parteciperanno i numerosi volontari della Protezione Civile locale e tutti coloro che vorranno rendere omaggio e memoria a Ferrera. Continua l'iniziativa Musica in Corsia, promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela, in collaborazione con l'ASP 2 di Caltanissetta e il Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele. Oggi alle 18:45 recita il musicale nel reparto di ortopedia. La recitazione, il copione, i costumi e i personaggi da interpretare e quelli interpretati. Il mondo del teatro affascina non soltanto chi lavora dietro le quinte, chi sale sul palco, ma anche chi assiste ad uno spettacolo e si emoziona e viene coinvolto dalle storie raccontate. Il mondo del teatro ha colpito anche l'attore Francesco Capizzi sin da quando era bambino. Le prime esperienze con le commedie, con i testi di Pirandello o ancora di Martoglio per l'attore di 59 anni cominciano proprio ai tempi della scuola, quando frequentava l'oratorio di San Cataldo. Fin dalle scuole elementari sono stato educato a livello teatrale all'Oratorio Salesiano di San Cataldo con diversi registi locali dove si mettevano su delle commedie che facevamo qualcosina di carino per quanto riguarda sia gli associati e anche le persone che venivano a vederci, ed era una cosa molto carina, molto bella e seguita. Il teatro identifica te stesso, perché se quando sei sul palco cerchi di esternare la propria personalità, quindi a volte magari tu ti chiudi in te stesso e non puoi esternare quel modo di essere come quando sei sul palco. Una lunga carriera sia nel mondo della recitazione che nel suo lavoro. Francesco Capizzi è stato un poliziotto per 41 anni. Conciliare il discorso attore con il mio lavoro non è stato semplice, ma devo dire, ho cercato di arrampicarmi ovunque per avere gli spezzoni di tempo per poter conciliare con il discorso teatrale.
Un curriculum che raccoglie un grandissimo ventaglio di esperienze che vanno dal mondo del teatro a quello cinematografico. Ha lavorato e lavora con Ivan Giumento nella compagnia teatrale Medea. Negli anni ha conosciuto diversi registi locali come Aldo Rapè. Una figura che lo ha particolarmente colpito è stata quella di Bernardino Giuliana. Ha interpretato vari ruoli come Caifa o Giuseppe di Arimatea nel corso della Settimana Santa San Cataldese. Negli ultimi 10 anni ha avuto l'opportunità di approcciarsi al mondo cinematografico e interpretare così vari ruoli. Il primo lungometraggio in cui ha preso parte è stato La scomparsa di Patodi Camilleri e poi ancora ha lavorato con Ficarra e Picone nel film Andiamo a quel paese, I fantasmi di Portopalo con Beppe Fiorello e persino una fiction. La prima volta è sempre la prima volta, poi vedere dei mostri sacri che adesso si chiamano Neri Marco Re, Nino Frassica e anche lo stesso Maurizio Casagrande e tanti altri. E lavorarci fianco a fianco, sentire un'emozione diversa con questi personaggi che tu magari potrebbero essere anche utopici, però te li vedi accanto è una cosa molto, molto bella e che ti sprona per andare avanti. I progetti futuri ce ne sono tanti, però sono sempre alla ricerca di qualche cosa dove posso essere non protagonista, però fare parte di un contesto. In questo momento sto girando con Rosario Neri, un regista palermitano che sta mettendo su Nato a Xibet, lo stiamo girando nell'Ennese. Poi c'è un altro progetto che va, non va, si sta un pochettino lavorando, non voglio svelare il titolo del film, però dico che è un lavoro di Camilleri. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo che oggi e domani dopo il TG delle 17 andrà in onda il saggio di danza della maestra Marcella Virgilio. Bene, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi a tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Prosegue fino al 30 novembre prossimo la mostra fotografica La Gela che fu organizzata da Franco Pardo e da Franco Cerniglia. L'iniziativa si svolge nella sala congressi di Macchitella. Alcune fotografie sono esposte anche in alcuni locali che si trovano in zona. E adesso, come di consueto, apriamo la pagina dello sport e diamo la linea al nostro Enzo Emanuello. Okay, grazie per la linea, consueto appuntamento con lo sport, così come ogni sabato. Impegno casalingo, domani per il Gela, la formazione biancazzurra, reduce da 2 splendide vittorie di seguito, affronterà tra le mura amiche il Palazzolo. Assenti Moi per squalifica, così come anche Tommaso Buonanno, quindi davvero difficoltà per la formazione di Pippo Romano. Una bella notizia comunque arriva da parte del giudice sportivo che ha aperto la possibilità al pubblico gelese, la possibilità di vedere la partita in tribuna, chiusa comunque la curva. Vediamo adesso comunque il servizio che ci propongono in regia. Vincere per non perdere il gusto dei 3 punti, vincere per conquistare il 3° successo di fila, vincere per approdare sempre più in alto. Il Gela ha tutti i mezzi per ottenere quello che vuole nonostante le assenze forzate, Moi e Buonanno squalificati, Gallon infortunato. I biancazzurri domani al Presti alle 14.30 riceveranno la visita del Palazzolo, un altro derby dopo quello di domenica scorsa al provinciale di Trapani. Ecco il pacheco, sappiamo tutti com'è finita. Adesso bisogna continuare, non sono permesse distrazioni. Ora ci sono 2 gare in casa, Palazzolo e poi la Vibonese, altri 6 punti? Speriamo che siano 6 punti, sappiamo che sono 2 partite difficili, anche la terza col Portici, ma noi dobbiamo pensare domenica dopo domenica, pensiamo a questa di Palazzolo che è sicuramente una gara complicata, però abbiamo il diritto e il dovere di cercare di fare punti importanti. Però finora il Gela in casa non ha mai fallito un colpo. Speriamo di continuare, noi siamo concentrati, abbiamo lavorato bene questa settimana, abbiamo delle difficoltà perché abbiamo delle difficoltà tra squalifiche e qualche elemento che non sta meglio nella condizione, però chi scenderà in campo sicuramente darà il massimo per contribuire a portare punti importanti. Ma cos'è accaduto a Trapani in quella mega rissa che ha coinvolto anche lei? No, ma io, a parte che durante un'azione di un fallo su Alma si sono scaraventati tutti sopra ad Alma e Moi ha cercato di un po' di dividere quella confusione che si è creata intorno ad Alma,
poi si è scaturita una ressa così, ma non è stata proprio una vera e propria ressa. Io mi sono messo in mezzo per cercare di sedare gli animi e invece l'arbitro mi ha detto che ero uscito fuori dall'area tecnica e dovevo essere allontanato, ma per fortuna poi ha capito che l'arbitro, che io ero messo lì solamente per portare la calma ai giocatori, tanto è vero che non sono stato squalificato e sono stato solamente ammonito con diffida. Per la gara di domani la tribuna sarà aperta ai tifosi locali, chiusa invece la curva Angelo Boscaglia. La vicenda riguarda gli insulti razziali e l'indirizzo del portiere della Nocerina, Gomis. Che noi abbiamo degli elementi in organico che possono dare un contributo alla causa. Abbiamo una rosa ampia, un buon organico. E come ho detto prima, chi sostituirà quelli che in questo momento saranno assenti per domenica sicuramente non li faranno rimpiangere come impegno e come attaccamento alla maglia. La partita di domani sarà arbitrata da Antonio Acampora di Ercolano. La vetta è vicina. Siamo là e dobbiamo continuare a stare là. Il nostro obiettivo, come avevo detto sempre dall'inizio stagione, è quello di stare dentro i playoff e migliorare la classifica dell'anno scorso, però più vicino siamo in alto alla primissima posizione meglio è. Poi arriverà il mercato di dicembre e valutiamo tantissime cose. Adesso diamo una rapida lettura alla 13ª giornata del campionato di Serie D, Girone I. Cireale Nocerina, Cittanovese Portici, Ercolanese Igea Virtus, quello che rappresenta forse l'incontro di maggior importanza della 13ª giornata, Gela Palazzolo, Gelbilson Paceco, Messina Ebolitana, Roccella San Cataldese, Troina Isola Capo Rizzuto, Vibonese Palmese. Adesso la classifica dopo la 12ª giornata. Troina, che troneggia lì proprio al primo posto in classifica con 29 punti, Nocerina 23, Gela 22, ricordiamo, con una gara da recuperare assieme all'Ercolanese e alla Cireale con 22 punti, Igea Virtus 21, San Cataldese, Cittanovese 19, Vibonese 17, Palazzolo, Gelbison 15 punti, Portici e Bolitana 12, Roccella 11, Messina 10, Palmese 8, Paceco 6 punti, chiude la classifica Isola Capo Rizzuto con 5 punti. Vincere per continuare a sognare, lo dice il centrocampista Cosimo Cosenza. Cosimo Cosenza è una Gela che sta volando, è arrivata a 2 vittorie consecutive ed è chiaro che non deve fermarsi e non può fermarsi. Sì, siamo in un periodo di forma ottimale dove ci stiamo esprimendo al meglio e stiamo raccogliendo anche il massimo. E speriamo di continuare questa striscia positiva a partire da queste gare che abbiamo di fronte. Però domenica non è stato facile battere il Paceco, perché è una squadra che lotta per sopravvivere e vi ha dato realmente filo da torcia. Ma in questo girone non ci sono partite facili, cioè domenica l'ha dimostrato il Paceco, che anche se è una squadra che lotta per altri obiettivi, lotta per salvarsi, ha messo in campo tutto quello che aveva, l'agonismo, la tenacia, e fino all'ultimo ci ha tenuti, diciamo, tra virgolette in apprensione, però alla fine siamo riusciti a fare una grande partita e abbiamo portato via meritatamente i 3 punti. Ma avete capito che avete un bel gruppo che può puntare al vertice della classifica? Sì, infatti una delle armi più importanti per poter arrivare fino in fondo è proprio questo, avere un gruppo coeso, un gruppo che rema tutti verso la stessa direzione e verso l'obiettivo che la società ha prefissato, e di questo noi siamo consapevoli e siamo fieri, perché ne siamo coscienti, siamo un bel gruppo e vogliamo continuare ad esserlo fino alla fine. Arrivassero poi 6 punti tra Palazzolo e Vibonese sarebbe il massimo. Ovvio, il massimo è quello per cui ci alleniamo, è quello perché scendiamo in campo per raccogliere sempre il massimo. Abbiamo queste due partite ravvicinate, anche se non sono facili, perché sono due squadre veramente importanti, sia il primo è il Palazzolo, poi la Vibonese, però pensiamo prima a quello che viene, che è il Palazzolo, e a come affrontarlo nel migliore dei modi. Ma il campionato sta rispecchiando i veri valori delle squadre? Sì, piano piano stanno uscendo i valori reali del campionato e in questo momento dice che noi possiamo essere una protagonista, ma poi a dimostrarlo c'è sempre il campo che dopo dà le risposte, quindi noi siamo sulla strada giusta e speriamo di continuare così.
Si terrà venerdì 24 novembre prossimo alle 17 al Pala Cossiga di Gela il quadrangolare di calcio a 5 in occasione del secondo Memorial nelle Svizzero, tifoso bianco-azzurro prematuramente scomparso a seguito di un incidente aereo. Si sfideranno le squadre del vecchio stile 1897 della curva Angelo Boscaglia, degli amici ultra e dei ragazzi delle palazzine. Alle 20 è prevista la premiazione e il buffet di ringraziamento. Questa notizia, anzi no, ce n'è ancora un'altra, si terrà sabato 9 dicembre prossimo a Gela l'ottava edizione Corri con Papà Natale, promossa dall'associazione Green Sport Promotion di Giuseppe Veletti. Appuntamento in piazza Umberto I dalle 9.30. Per informazioni e iscrizioni telefonate al 347 579 9271. Davvero questa notizia chiude questo spazio dedicato allo sport. Cedo nuovamente la linea a voi del telegiornale. Grazie Enzo, torniamo alla nostra scaletta. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 83 del 31 ottobre scorso, quarta serie speciale, è stato pubblicato il concorso per titoli d'esami per il reclutamento di 30 allievi finanzieri del contingente ordinario, specializzazione tecnico di soccorso alpino anno 2017. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine con la presentazione della domanda, prevista per il 15 dicembre, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del titolo di studio universitario, che abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area concorsi online, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Siamo allo spettacolo, proseguono gli appuntamenti con la stagione teatrale all'Eschilo di Gela, oggi alle 17.15 e alle 21.15 Pietro Genuardi e Patrizia Pellegrino porteranno in scena Il bene per la famiglia. Ricordiamo che il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20, ci sono anche dei numeri di telefono 0933 91 18 92 oppure 345 58 80 580 e nuova stagione teatrale 2017-2018 anche all'Antidoto di Macchitella a Gela. Sono 14 gli spettacoli in calendario, si partirà il 22-23 novembre alle 21 con Amori e Bugie. Per l'acquisto degli abbonamenti bisognerà recarsi al botteghino del teatro tutti i giorni dalle 17.30 alle 21. Per informazioni, anche in questo caso c'è un numero di telefono 0933 82 27 07 e il prossimo sabato 25 novembre alle 19.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il Lions Club di Niscemi porterà in scena I Civitoti in Pretura di Nino Martoglio, l'adattamento dialettale di Antonino Patti, l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. L'iniziativa porta le firme tra gli altri dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana, sezione territoriale di Gela. Bene, con la pagina dedicata allo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui e restate con noi per i prossimi aggiornamenti. Arrivederci.